Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Sì. Musica a denominazione d'origine controllata. Benvenuti alla sesta puntata della sesta edizione, un programma con Piero Di Maria, Marco Gentile, Giuseppe Raimondo, Rita Troiani, Terry Tripoli e Maria Esteringa. Seguiteci in audio e video su radiodoc.tv. E diamo il benvenuto ai nostri amici che sono i nostri sponsor, come per esempio Pizza e Sfizi. Pizza e Sfizi, rossicceria, tavola calda, panineria, posto ideale per festeggiare il tuo compleanno. Pizza e Sfizi, con due locali, uno di fronte all'altro, in piazza Duca degli Abruzzi 28 a Capo d'Orlando. E Case e Vacanze, Costa d'Orlando in Sicilia. Per una vacanza delle terre dei mille colori, Costa d'Orlando, telefono 0941 91 80 42 o costadorlando.com. Questa sera al Doc Night Live, una serata un po' particolare, diciamo internazionale, Bosefus King è uno degli artisti internazionali maggiormente apprezzati nel nostro paese, accompagnata dalla qui presente Sara Romano. Buonasera Sara. Ciao, buonasera. Tu non sei solo cantante questa sera, sei anche... Sarò traduttrice. Traduttrice con molto anche. Grazie. Grandissimo artista. Artista. E poi ci parla lei un po' di... Bosefus King, il re canadese, un artista unico che dal vivo conquista ed emoziona il pubblico con cocktail esplosivi di folk, country, world music e blues. Ha conquistato copertine come il Buscadero ed è stato invitato per due edizioni consecutive al premio Tecno. E poi alla mia sinistra, invece, per chi ci guarda su Radio Doc.tv, abbiamo Sabina Martorana, la cake design e food blogger orlandina, che dopo aver vinto il premio della critica alla Food Blogger Contest Piatti sotto l'ombrellone, grazie alla sua creazione, si chiamava Mupa Rossa alla Griglia, si appresta a vivere altri momenti spettacolari e ce li racconterà qui tra un po' al Doc Night Live. Sigla. Siete pronti per ascoltare la musica dal vivo di Radio Doc? Siete pronti per scoprire i migliori talenti italiani? Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti allo show del giovedì sera. Sento una calda atmosfera, è arrivato il giovedì sera, siamo pronti, siamo cari. Ladies and gentlemen, tonight here with us al Doc Night Live, Bosefus King. Grazie. Oh, thank you. I've been a fool, I've been a hero too. I've missed the mark, though my aim is true. I've been nowhere, I've been inside myself, and looking for the feelings that the saints all felt. But whose heart wouldn't bend and break when they see the great toll that a lifetime takes? The great fire takes everything on. You are surrounded, but you still feel so alone. You are the one they call the sleeper. Be ready for the credits of the second feature. But the mind bows to deceiver, deceiver chokes the dreamer. But love is the redeemer. Yeah, love is the redeemer. It can be cold
this heart of mine. But don't worry, mama, I'm doing just fine. Now you've got money, but it will do no good when you realize there's lifetimes where the church once stood. You are the one they call to sleep. I'll be ready for the credits of the second feature. But the mind bows to deceiver. Deceiver chokes a dreamer. But love is the redeemer. Yeah, love is the redeemer. We are the ones they call the sleepers. We should have seen the show when the seats were cheaper. When the mind bows to deceiver. Deceiver chokes a dreamer. But love. Come on with us, yeah. Thank you. Come on. Yeah. Ecco, facciamo anche un bel ingresso per Valeria, così facciamo un bel applauso anche a Valeria, che è stata già qui con noi, cantante delle frequenze retro, e tra un po' parliamo. Sara, benvenuta. Grazie. Hai fatto un lungo viaggio, so che non sei informissima. Ma sono stata in ottima compagnia. Con? Va bene. Con lui e con Valeria. È tanto tempo che viaggio con lui, quindi ormai sono quasi 2 settimane, non mi pento assolutamente, febbre, non ha importanza. Salutiamo Marco Corrao, sicuramente sarà all'ascolto, un amico comune che ci ha aiutato a organizzare questa serata. Valeria, buonasera. Felice sera a voi. E welcome, please, come on the microphone. Ok. Thank you. Welcome to Radio Doc. At Doc Night Live, my English is so yes, no, niente can... problema, grazie. Molto grazie. Molto grazie. Having me here. Ah. I don't know the traduci, but. Ok, conoscete Sabina Martorana? Che buonasera a tutti quanti. Grazie buonasera di essere Piero. Qui anche a te. Benvenuta. Grazie. Stasera a te. Parliamo a te. Di cucina, di cose meravigliose che design, hai fatto. Di blogger, insomma, parliamo un po' di qualcosa di dolce, anche di salato, dolce giusto? Salato. Tra un po' ci sarà anche l'Happy Days, quando il regista lo vorrà. Ecco, sta per arrivare, ecco, cos'è l'Happy Days? È la nuova cosa che facciamo qui a Radio Doc, è una notizia semplice che poi commenteremo tutti insieme. La notizia è questa. Che riguarda proprio voi maschietti. Lo sapete che sposare una donna intelligente allunga la vita? Lo dice la scienza, uno studio britannico dimostra che sposare donne più intelligenti aiuta a combattere malattie degenerative, quali la demenza senile. Ok, James, yes. This is a very question, new question. Cioè, you, when you married something woman, you must marry an intelligent woman. Do you want that I translate that? Sì, yeah. No, capito. Why? I said this? Why? Glielo puoi dire tu, Sara, perché? Sara, perché? It's the news, it's the news. Perché, Sara? Ok, capito. Perché? Glielo spieghi, per favore, che c'è contro la demenza. Adesso demenza non so come si dice in inglese, però. Devo ripetere tutta la notizia? No, tutta no, ma più o meno, in parole brevi. He said that
is if you marry someone. Capito. Ah, perfetto, benissimo. Quindi dobbiamo sposarci di donne intelligenti, così siamo la nostra vita lui sarà più lunga. Lui è già sposato, tra l'altro. È intelligente? Sua moglie splendida. Splendida, allora perfetto. Allora, perfetto, perfetto. Invece per sposarsi cosa abbiamo bisogno noi a tavola? Qualcosa di dolce. Facci un esempio, tu hai fatto qualche torta di questa? Sì, più o meno ho realizzato qualcosa di romantico, quindi nel tema proprio del cake design, ad esempio, una bella torta con delle rose o magari con degli innamorati, perché no, proprio a tema, giusto perché come si suol dire bisogna prenderli dalla gola. Alta quanto più o meno? Insomma, alta quanto? Due piani vanno bene. Due piani vanno bene. Valeria, tu come frequenze retro? Come va questo matrimonio con frequenze retro? Va molto bene. Io dico sempre abbiamo superato la crisi del settimo anno. Ah, perfetto. Siamo perfetto. Quasi al decimo. Voi avete inaugurato questa sesta stagione, sì, vero, qui al Doc Network. È stato un immenso piacere. È vero, una bellissima applauso dalla regia. Sono felice che in qualche modo abbiamo lasciato un buon ricordo. È in programmazione il nostro videoclip tratto da un pezzo che è il singolo del disco che uscirà in gennaio, quindi questa è una chicca. Bella. Quindi ho piacere di essere poi stato invitato. Casomai verrete di nuovo e ci riproporrete molto questo volentieri. Approfittiamo subito, già dalla regia dicono sì, quindi siamo tutti contenti. Evviva. Sara, di cosa ci canterà questa sera James? Cosa ci dobbiamo aspettare? Ma dopo in realtà la pubblicità? Lui è venuto in Italia con due I can talk about your CDs? Yeah, sure. Perfect. Lui sta facendo questo giro molto molto bello in varie regioni d'Italia e porta avanti due dischi suoi. Uno è una raccolta dei pezzi suoi su più famosi che si chiama, il titolo è abbastanza impegnativo, si chiama Amarcord, giusto per diciamo, è bello, il suo amore per l'Italia lo manifesta anche così. E il secondo disco invece si chiama Illusion of Permanence, questo sì. Beh, che è un titolo bello impegnativo. Io ho sentito entrambi i dischi, entrambi sono splendidi e suggeriscono sonorità, tra l'altro, con cui è molto interessante lavorare e interagire, quindi assolutamente li consiglio. Ma tu sei una cantante anche straordinaria, abbiamo visto i tuoi video. Magari non pare, io mi rendo conto, però sì, c'è canto. Ci hai portato anche lui il tuo CD, tra un po' ascolteremo anche una canzone tua, dovevi cantare dal vivo, ma purtroppo sei versione giusta. Per fortuna è arrivato l'inverno e quindi me lo sono beccato, meno male. Subito, la prima freddo già subito. Perché ieri, sì. Che fino a ieri sembrava estate. Va bene, allora tra un po', dopo la pubblicità al Doc Night Live, ancora tanta musica, parliamo di torte, dolce e tante cose insieme ai nostri amici qui su Radio Doc. A presto. Doc Night Live, protagonista è la musica. Doc Night Live. Doc Night Live il giovedì tra le 19 e le 21 qui su Radio Doc con Piero ed Esther. Esther, già abbiamo dato la prima notizia e la prima canzone l'abbiamo sentita. Sì. Che notizie abbiamo in cantiere? Tu che tieni le fila di Rita, che a Milano ovviamente la salutiamo. Abbiamo uno scoop. Uno scoop. Ed è una notizia su una coppia molto seguita. Ah, addirittura, quindi parliamo di Pignatelli, come si dice dalla nostra parte. Cosa ci canterà adesso Sara? James? I don't know, why don't you ask him? What do you want to sing right now? To sing? Tell me about something. Well, what can I tell you about? I will tell you about Primo Tenco. That was pretty fun to play with the orchestra with Mauro Ottolini. Posso raccontarti di quando sono andata al Premio Tenco? Bellissimo. Ha suonato con l'orchestra di Amaro Ottolini. È stato molto divertente. Fantastic. Come sei arrivato al premio? How did you finally play in the Premio Tenco? I played last year. Lui già l'anno scorso ha suonato l'invitato. When they were honoring Guccini. Quando Francesco c'è stata l'onorificenza data a Guccini, il premio Guccini. Sì. So I did a version of Autogrill. E lui ha fatto una versione di Autogrill. And Guccini was there and he liked it. Okay. And so Guccini era lì chiaramente e lui è piaciuta molto. E canterai questa adesso? Canterà adesso questa Do canzone? You want to play that song or another one? Maybe, yeah. I don't know. I see. But no. Then this Vedrò. Year they invited me to do In questi anni loro hanno continuato a invitarlo.
Songs of Luigi Tenco. Per musicare una canzone di Luigi Tenco che lui ha eseguito quest'anno. So I did two songs of Luigi Tenco. Everyone's checking their phones. We all live in our phones. Esatto. Adesso cosa ci canta? Così sentiamo una canzone con la chitarra. Cosa, what do you want to play right now? Anything. I play right now. I go for a song. Why not? Perché no? Okay, I play you one of the songs. Ok, allora. Perché ci sta ascoltando in questo momento, abbiamo qui un cantante internazionale che ci canterà una bellissima canzone. Non abbiamo capito il titolo, però lo dirà adesso. Poi si fu King, un re qui al Doc Night Live. Ok. Mi sono innamorato di te. Because I really had nothing to do in the daytime, wanted someone to be with, and at nighttime, something to dream about. Mi sono innamorato di te, because couldn't be alone anymore. In the daytime, I wanted to dance with my dreams. In the nighttime, talk about love. Disappearing, I try to let go, but no, I can only think of you. Mi sono innamorato di te, and now I don't know what to do anymore. In the daytime, I regret we met, but at nighttime I go looking for you. Meravigliosa, meravigliosa, grazie. Grazie a te. This is a very gift for me. È una bellissima canzone, un bellissimo regalo per il Doc Night Live, perché insomma Luigi Tenco con questa canzone in inglese. Quanta che grazie. Per la prima volta la sento in inglese, io non sapevo
che ci fosse anche una versione. Non c'è la versione in inglese, l'ha fatta lui. Ecco perché non l'avevo mai sentita. Se non parla al microfono non ti si sente purtroppo. No, dicevo, tra l'altro è riuscito a fare lui un'operazione molto delicata, cioè restituire attraverso delle liriche in lingua inglese anche il significato originale della canzone. Infatti questo ascoltavo. E solitamente non lo si fa, gli autori poi riscrivono un testo in italiano, ma cambiando non sempre il senso, spesso il senso rimane quello. Invece lui è stato bravissimo perché è riuscito a sostituire con l'inglese. Ma adesso io sono curioso di sapere come lui ha conosciuto questa canzone. Adesso glielo chiediamo se viene al microfono. Nel frattempo che lui si avvicina, Sabina, sì, hai visto la dolcezza della canzone che ci ha lasciati? Sì, molto, molto dolce, effettivamente. Ti ispirava qualche dolce questa canzone? come cominci tu a fare dolci? Scusa, questa è una curiosità che ho io. Caspita, insomma, come comincio? Intanto, come si suol dire, ci vuole veramente un'ispirazione, nel senso che ho voglia di un dolce alla frutta, una torta alle mele, per esempio. Ecco, no? E ti è venuta questa cosa, hai cominciato a farla, ti è piaciuta come veniva, esatto. E quindi ti gasava, ogni volta facevo una torta buona, dico aspetta, ne faccio un'altra. Allora, io vorrei dire agli ospiti che sono qua in studio, sì, non conoscete Sabina, ma adesso sta diventando una cake design nazionale, quindi qualcosa di veramente meraviglioso. Grazie. Ha vinto grazie già dei premi e molto presto ne vincerà anche altri, io spero per lei ovviamente. Vai calmo. E tra un po' abbiamo una sorpresa per te, abbiamo una telefonata, sì, ci hanno chiamato per dirci che devono dirci due parole. Come a tuo si riguardo. Suol dire, le sorprese non finiscono mai. Proprio in questo periodo. Senti, le sorprese hai portato mi un grembiule da cucina? Sì, io ho portato il perché grembiule. Perché lo deve indossare Esther, no, fra un po'. Ho scombrato. Senti, io la vanto. Che vuol dire? Lo vuoi indossare tu? Sì, tutti, eh? Tutti. A giro metteremo tutti. Allora, come si avvicina a questa canzone di... How did you know this song about Luigi Tenco? Well, first I knew the song from driving in the auto with my amico Max Malavasi, batterista. La prima volta che ha sentito questa canzone l'ha sentita per radio mentre guidava in autostrada con Max Malavasi, un amico suo batterista. As we turn in Italia. Erano in tour in Italia. And this is how I first know Luigi Tenco, from driving in the auto in Italy. Questo listening è stato il mio primo CDs contatto con Luigi Tenco col CD. E poi il testo come lo hai pensato? And the text, how did you sing the text? The text I took, I know poco italiano, so I can capisco to read, and then primi I start to study Luigi Tenco. Certo. Ok, lui un poco comprende l'italiano, lo parlocchia, quindi a leggere è molto chiaramente più chiaro. Per lui il significato è quello che riesce a esprimere a parole. Prima di fare il testo, di comporlo in inglese, lui ha cominciato a studiare Luigi Tenco. Take a text literal. Letteralmente ha fatto la traduzione. And then imagine what is Luigi Tenco would say in Italian. Immaginando quello che Luigi Tenco avrebbe voluto dire in inglese, chiaramente con i concetti e le forme parlate dell'inglese. And try to understand what he's saying. Ha cercato di capire cosa lui volesse esattamente dire con questa canzone. How he's saying it. Come dirla. And then, e cantarla. The most difficult. E la cosa più difficile. Was to mi sono innamorato di te. Is niente, you can't translate this. Non si può tradurre. You can, so I came up primi with I know I fell in love with you at first, molto mel torme. Because per mia, the cantare is influenced Nat King Cole and Frank Sinatra in composition. Mm-hmm. So I have more of this in my experience. Per lui nella composizione dei testi, visto che si ispira da Nat King Cole e Frank Sinatra, loro hanno una scansione ritmica dei testi molto precisa, quindi tradurre letteralmente mi sono innamorato di te non era possibile. So then in the finito we decided to go Dino Martini, which is poco italiano, un po' inglese. Like when the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Pasta e fasole, bellissimo. This is how it came to be. Bellissimo, veramente bella. La canzone mi è piaciuta molto. Questo diventerà un video del Doc Night Live, lo diciamo bellissimo subito. This is welcome a video for the Doc Night Live. Ah.
Do you know the new man of the year? The name is Trump. Do you know? No. Doesn't ring a bell. That's Alec Baldwin. Okay, allora, tra un po' non parleremo di politica qui, noi non parliamo di politica, generalmente non lo facciamo neanche oggi, nonostante abbiamo qui. Mai. There's no such thing as politics. Ecco. It's an illusion. Non c'è niente che sostenga la politica, è soltanto un'illusione. Infatti, hai ragione. Adesso, tra un po', dopo la pubblicità, invece, parliamo di cosa? Di amore. Amore. Dov'è l'amore? È lontano. Lo dobbiamo salutare questo Tony che dov'è adesso? Non te lo posso dire. Perché dopo c'è Lovebot, quindi noi ogni volta che c'è Lovebot dobbiamo salutare Tony. Lovebot. Love, sì. Exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Vabbè, adesso lo fa lui. And love, life's sweetest reward. Because our boyfriend is in Lovebot Costa. Lovebot Costa. And Lovebot. Costa. Lovebot. Senza love. Senza love. Senza love. Nice. Just a boat. Ok, tra un po' invece Sabina ci parlerà di cosa? Di cake design. Di cake design. Allora, noi abbiamo detto che tu fai torte, ma fai solo torte oppure fai anche altro? Allora, diciamo questo. Cioè, ho se iniziato... una sera noi dovessimo essere ospiti a casa tua, ci vuoi mangiare solo torte oppure? Assolutamente no. Ah, no, assolutamente no. Io ho iniziato come cake design, quindi dolci, e adesso invece come food blogger del salato. Ma cos'è il food blogger? Scusa, io mi sfugge food questo. Cibo, sì, sì. Blogger invece praticamente diciamo collegarmi con internet, con altre persone. Ecco, okay. Lei che scrive un blog. Infatti. Ah, ok. Quindi io ci sono, dunque ne conosco diversi, dunque sono i... Anche tu ci sei. Io cosa sono? Tu sei un food blogger. Anche tu, Piero, no. Io mangio blogger, posso fare eat blogger, posso fare. Come, scusa? Bulldogger. Yes. Era una... Bulldogger. Benissimo, allora sì, ci sentiamo tra un po', ancora musica con i nostri amici. Posso dopo la pubblicità fare una richiesta, ascoltare la canzone di Sara? No. Quindi dopo la pubblicità ascolteremo cosa, Sara? La tua canzone? Niente. Cirico. Cirico. Dopo la pubblicità qui al Doc Night Live. Su Radio Doc, il giovedì dalle 19 alle 21, Doc Night Live. Sera noi abbiamo scoperto tanti talenti musicali, anche se sono già, diciamo, abbastanza avviati nella carriera musicale, come Sara, che in questo momento ci ha cantato una bellissima canzone. Sì, ipoteticamente ve l'ho perché cantata, era da CD, ovviamente. L'abbiamo ascoltata, però ci hai promesso che quando starai bene nel 2017 verrai con estremo piacere a trovarci qui in radio. Sì, penso con la che band. In un anno dovrei riprendermi tranquillamente. Invece la canzone, ci parli di questa CD, di questa canzone? Allora, la canzone che abbiamo sentito è il brano che dà il titolo, tra l'altro, al disco. Cirico. Ed è l'unico brano in dialetto. Cirico, bravo, grazie. L'unico brano in dialetto che ho voluto inserire come apripista, diciamo, perché questo è il mio primo album ed è in realtà è il nome di un posto, non è una parola che io ho inventato, è una piccola contrada vicino Carlentini, però che al suo interno nasconde una varietà arborea e di fiori e piante varie che è veramente incredibile, a parte splendida da vedere, ma è una lezione di ecosostenibilità e coesistenza fra specie molto diverse, perché c'è macchia mediterranea e altre cose in mezzo. È l'unico in dialetto, hai detto? Sì, è l'unico brano in dialetto. E mi è piaciuto usarla come metafora un po' di quello che potrebbe essere il nostro vivere comune. È anche una metafora, insomma, per ricordare che poi alla fine, quando si costruiscono le canzoni, sono tante le maestranze diverse che entrano in gioco e creano bellezza, cose che apparentemente non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. Ecco, mi viene da pensare che in 3 minuti, no, deve scrivere una canzone in 3 minuti, e io parlando anche con Valeria, l'ultima volta che, la prima volta che è venuta qua a settembre, anche l'ultima ovviamente, ci ho trovato sempre molta professionalità e profondità, e quindi
dalla Sicilia vedo che c'è molto sì, ma lei è campana, non è siciliana. Beh, ma ormai è siciliana adottata, è vero, è vero, è vero, mi sento figlia di questa terra, figlia di questa terra, e quindi va benissimo, sono contento. Dobbiamo andare in pubblicità, se non mi... no, siccome hai detto 40 secondi pensavo fosse la pubblicità, invece no, è un'altra cosa. Sabina, sì, dimmi Piero, tu adesso cosa hai vinto quest'estate esattamente? Io quest'estate ho vinto alla manifestazione del Vignè a Rocca di Capreleone, ho vinto la coppa perché ho portato come tema la Sicilia bella. Ecco, visto che restiamo sempre in tema emozionato, ho emozionato sia la giudice che comunque tutti, ed è stata una bellissima esperienza. Quindi l'ispirazione del lavoro è nata da lì a breve, perché comunque... Ma cosa fa emozionare una giuria da una torta? Io vedo una torta ma mangio, non è che mi emoziona. Come è stata fatta questa torta? Che forma aveva? Vabbè, la Sicilia in questo caso, appunto della Sicilia, però proprio rappresentare quello che sono gli elementi importanti. In questo caso, visto che la Sicilia è suprema per quanto riguarda caratteristica per il carretto siciliano, per quanto riguarda il dolce, il cannolo, e poi comunque ho rappresentato anche l'Etna. Quindi un mix, sì, esattamente. Aveva un tema Sicilia Bedda era il tema. Ho scritto questo titolo, Sicilia Bedda, perché il tema comunque era libero, tant'è che altre concorrenti comunque hanno portato dei temi diversi, chi masce orso, chi la tunno, oppure un tema floriale. Okay, io in realtà mi sono ispirata, perché ripeto, la mia fantasia va oltre. Ma se non c'è fantasia non si può fare niente. In quel momento lì ho detto vabbè, porto la mia bella Sicilia perché sono sicula. Le mie curiosità, io vado sempre a stuzzicare, sono quello che mi piacerebbe sapere, ma quando si fanno queste torte, no, la Sicilia, carrette, cose eccetera, poi sono buone anche da mangiare o sono solo buone da vedere? Ovvio, certo, sono anche buone da mangiare. Il piacere è proprio anche quello. Allora, in questo caso ovviamente era un'ipotetica torta vera, in questo caso. Un'ipotetica però torta vera. Si può anche Però si può anche realizzare una torta vera a forma di Sicilia, non è? Ah, questa non si poteva mangiare allora. No, questa era una torta finta. Una torta finta. Benissimo. Però vedi, questa è proprio la fantasia del cake design, che tu per realizzare una torta vera o una torta finta che sia giro le persone, no, appunto. Ti rendi, tu vai là, mamma, che sarà buona. Poi, no, non si può mangiare. Vabbè, ascolta, diciamo, io generalmente vado col dito, ignorante in materia, per cui è giusta la sua osservazione. Ma ci mancherebbe, io so solo mangiarle le torte, non mi dire come si cucina. È già qualcosa, è già qualcosa. Benissimo. L'importante è assaggiarle e poi dare ovviamente il suo consenso, dire oddio, è buono o non è buona. Esatto. Adesso dobbiamo cantare oppure c'è sì, possiamo cantare una canzone, ci canterà quale canzone adesso, ci aiuterà Sara. If you want, you can sing next song. Another song? Yeah, if you want. Why not? Quale così? Perché no? Sì, nel tempo che lui si prepara e ci dirà poi la canzone. Sara, tu da quanto tempo conosci Marco Corrao? Ecco, te lo vuoi dire prima? Che domandone, oddio. Dal 2009 forse. Dal 2009. Sì, vabbè. Sì. Quindi da un bel po'. Quasi questa sera anni. Deve essere qui con noi. Purtroppo non può esserci, però insomma ritorna. Ma lui è sempre con me. È sempre con noi. Sì, okay. Che mi minaccia continuamente. Ma è un altro produttore artistico del suo disco. Sì. Esatto, e per questo dicevo io. Però ne parliamo tra un po'. Siamo pronti. James è pronto per cantare. Voice of Skink, per essere precisi, e la canzone non so qual è, però ce l'abbiamo qui al Doc Nightlife. Which you want to play? Oh, grazie. This is a song from the last CD called The Illusion of Permanence, called Oh, She Glows. Dwelling in a bottomless well, birds singing
western breeze. A powerless sinner on his last good knees. He points to the sky before he hits with his bad. Oh, to be in love with a woman like that, coming in from the hills, the load is heavy. You know my mind won't let me be, but I'll be ready for her. Know this power in our holy connection, so slow and steady. This soul of mine she holds, and oh, she glows. Oh, she sarei ore qui a sentirlo suonare con la chitarra, meraviglioso. Mi piacerebbe sapere questa canzone di cosa parla esattamente, perché io ho capito, ma non so se ho capito bene il senso, quindi ce lo facciamo spiegare. Can you explain us what about these songs? Well, how do you say horizon? What do you mean with the horizon? Horizon is like e come direste voi la linea dell'orizzonte? So I'm referring to a woman. Si riferisce chiaramente a una donna. Saying the woman is my horizon. Che è il suo orizzonte, appunto. Oh, she glows. E lei brilla dei colori, appunto, dell'orizzonte al tramonto. Bellissimo. Io invece la mamma cosa c'entrava in questa canzone? And what about the mother inside the song? The mother? The mother. Mama say to me. Well, I start off saying, you cry, amen, and thus we appear. Okay, maybe, forse tu hai sentito questo. Quando tu piangi dicendo amen, you cry, say amen? I don't think I say mamma in this song, maybe. In realtà okay. Hai compreso male. Cioè, ho compreso male, ecco, sì. Perché infatti per questo... Perché lui non ha detto mamma, ma amen. Ah, amen, ok. Amen, I say... he who seeks beauty, they say, will find it. Ok, chi di voi cercherà la bellezza la troverà. Ah, ok, ecco perché ho avuto un attimo di... Però va benissimo, adesso ho capito tutto del testo, giuro.
Grazie, grazie. No, oh, grazie I suoi, mi sfuggiva questo passaggio per questa. Ok, allora tra un po', sì, già è passata un'ora della trasmissione, ritorneremo in diretta dopo il radiogiornale con una sorpresa per Sabina, perché abbiamo una telefonata. Tra un po' ci metteremo in collegamento e ci devono parlare di te. Non so se conosci questo signore che adesso ti dirò. Si chiama, sì, Marcello, mi diceva, Proietto Di Silvestro. Sì, in realtà il nome mi dice qualcosa. Come chi è, no? Esattamente? Esattamente il direttore di Risto News, nonché anche il responsabile e direttore del Risto World, che è un gruppo internazionale. Peraltro, diciamo, nel contest che ho vinto, l'ultima vincita c'era lui. Ecco, è stata organizzata da questa rivista Risto News. È successo la seguente: quando noi abbiamo messo tutta la notizia che c'eri tu qui con noi, sì, eccetera, sì, siamo stati contattati e ci hanno detto dovremmo mandare un comunicato. Ha detto: guarda, noi facciamo una cosa, noi i comunicati non li sappiamo leggere, vorremmo che qualcuno lo dica direttamente. Che c'è un'altra sorpresa. Sì, e quindi alle adesso 8... svengo. No, non devi svenire, dopo il notiziario, quindi sapremo di cosa si tratta. Quindi, caspita, però, sono già, veramente curioso. Quindi io pensavo fosse nazionale, quindi parliamo di cose di internazionale, quindi già ci allineiamo con la trasmissione di questa sera. Bene, Sara, allora dicevamo che tu hai un produttore che conosciamo. Sì, Marco Corrao. Marco Corrao. In realtà è un direttore artistico, non perché è ancora artistico. Meglio, secondo me. Esatto. Sì, è colui che si occupa di dare una veste unitaria agli arrangiamenti di tutte le canzoni di un disco, per renderlo unico e riconoscibile nel suo genere. E in questo disco c'è... lo zampino di Marco, tantissimo. Tantissimi. Sì. In realtà gli arrangiatori siamo stati tre, io, Marco Corrao e Luca De Lorenzo, che ha contribuito alle linee di basso di questo disco e ad altre idee molto molto belle. Sono di Palermo, questi ragazzi di cui parli, a Marco parte Corrao. Marco Corrao lo conosco, dico no, Luca De Lorenzo è agrigentino. Il controbassista di Frequenza Retro, ma come no, simpaticissimo e bravissimo, insomma. Sì. E quindi vabbè, adesso dobbiamo fare una piccola pausa, c'è il notiziario, certo. Ci sentiamo tra 5 minuti circa qui al Doc Night Live, ancora musica dal vivo e poi insomma dobbiamo fare questa sorpresa a Sabina, quindi restate con noi. Doc Night Live ogni giovedì tra le 19 e le 21, un programma con Piero Di Maria, Marco Gentile, Giuseppe Raimondo, Rita Troiani, Terry Tripoli e Maria Esteringa. E tra un po' il Doc Night Live continua dopo le 21 da Pizzi e Sfizi, qui a Capo d'Orlando, risticceria, tavola calda, panineria, posto ideale per festeggiare il tuo compleanno. Pizzi e Sfizi, con due locali, uno di fronte all'altro, in piazza Duca degli Abruzzi 28, a Capo d'Orlando. E un grazie anche alla Costa d'Orlando, le case vacanze Costa d'Orlando, per una vacanza da sogno fatta in Sicilia, terra dai mille colori, con paesaggi unici. Costa d'Orlando, telefono 0941 91 80 42 e mail info@costadorlando.com. E ritorniamo in diretta con i nostri ospiti, ne abbiamo veramente tanti, ma invece al telefono abbiamo un altro ospite, si tratta del vicepresidente del gruppo internazionale Risto World, Marcello Proietto Di Silvestro, è direttore anche responsabile di Risto News e Risto World Italy e quindi è qui con noi al Doc Night Live. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera a voi, è un grandissimo piacere grazie. Essere con voi e quindi vi saluto, vi ho... Buonasera direttore. Buonasera a tutti e grazie per questa finestra che avete aperto e chiaramente saluto tutti i vostri radioascoltatori che so che sono veramente tanti. La prima cosa che le voglio chiedere è dove si trova lei in questo momento? Io sono a Rondazzo, dove risiedo, dove abito, dove ogni tanto riesco a riportare le mie ossa, però lavoro sempre nel ramo alberghiero e quindi lavoro sempre fuori. Eccoci, in due parole ci può dire cos'è Risto World e poi parliamo di Sabina. Risto World è un'associazione che annovera chef, quindi cuochi, camerieri, maître, giornalisti, enogastronomi, direttori di albergo, cioè tutto quello che ruota attorno al mondo della ristorazione. È nata da un'idea di Andrea Finocchiaro, che è uno chef e ne è l'attuale presidente, dopodiché ci siamo dotati di un organo ufficiale, quindi di una rivista,
e di un gruppo Emergency di Protezione Civile, e stiamo infatti intervenendo anche in questo ultimo terremoto con la nostra cucina da campo, e questo gruppo Emergency è stato riconosciuto alla Protezione Civile. Ci occupiamo molto del Made in Italy e quindi della difesa di tutto quello che è la cucina e la buona cucina, e chiaramente tutto questo senza dimenticare il territorio, territorio che è poi il volano attorno al quale ruota ogni progetto di Restore, e quindi ogni provincia della Sicilia sarà sicuramente al centro dell'attenzione. In questo momento ci siamo focalizzati sui Nebrodi e su Messina. Ecco, infatti abbiamo qui Sabina, che so che insomma è un talento, diciamo, che, e ci fa piacere averlo qui con noi, essendo della nostra zona. Ci parli un po' di Sabina, lei che la conosce sotto questo punto di vista. La cosa è nata con una selezione a Caprileone. Io conosco molto poco Sabina, perché in realtà la conosce molto meglio la nostra responsabile di cake design, Maria Piazza, che era madrina in questa competizione. Quando ci fu questo momento, Maria Piazza diede un ex aequo e quindi premiò due persone in questa settimana del cake design. Poi mi mandò le foto e mi disse: guarda, sì, che bella torta, guarda che belle opere che c'erano. E quindi ho capito che il comprensorio nebroideo è pieno di talenti nascosti, che bisogna quindi sottolineare, perché le cose belle devono essere sottolineate. E successivamente Sabina ha partecipato a un contest, cioè a una gara dove non si cucina ma si fa semplicemente un supporto fotografico con la ricetta, e in quel contest lei presentò la ricetta di un pesce quasi quasi dimenticato, che è a metà strada fra la cultura palermitana e la cultura messinese, quello della mupa, sì, ai sapori mediterranei, e ha preso gli è stato riconosciuto il premio della giuria per le qualità organolettiche del pesce, per la composizione, per la povertà, fra virgolette, del piatto e per i colori. Quindi da lì ho capito che non solo sugar, non solo dolci, non solo cake design, ma Sabina tendenzialmente ama la cucina in senso lato, e quindi è chiaro che l'eccellenza va sottolineata. Come la vogliamo sottolineare questa eccellenza? Sì, ecco, lei ce lo diceva prima, adesso noi vogliamo fare una bella sorpresa a Sabina, la facciamo, esatto, in diretta. Sicuramente Maria, Maria Piazza mi ha chiesto la possibilità di far gareggiare le due vincitrici a titolo assolutamente gratuito nel nostro prossimo concorso, che è Italian Style, dal 12 al 15 di novembre presso il centro fieristico Etnapolis. Ci saranno tutta una serie di gare, dalla cucina calda alla pizzeria, dal barman alla cucina alla lampada, dalla cake design alla pasticceria. Cercheremo di esserci. Tantissimi campioni che si... E quindi Sabina, assieme a Veronica Aloia, che era stata l'altra signora che aveva, sì, vinto il mio premio, parteciperanno gratuitamente di diritto a questa competizione. La cosa mi fa enormemente piacere, perché potranno scontrarsi, fra virgolette, con dei mostri sacri del cake e della pasticceria. Sì. Ma in un quadro di valorizzazione dei Nebrodi, di cui io sono molto affezionato, abbiamo deciso col presidente Andrea Finocchiaro di piantare due bandierine molto importanti. Una a Rocca di Caprileone, nominando come delegata Ina Reale Rustino, che ha un'attività commerciale molto interessante ed è una che mastica e fa gastronomia a livello veramente molto, molto interessante. Per Capo d'Orlando abbiamo pensato di dare la delegazione di Disco World a Sabina Martorana. Wow! Eccola qual era la sorpresa per te, Sabina. Sono felice, grazie direttore. Era una notizia che avremmo ufficializzato nel corso di Italian Style, grazie, nel corso della nostra sfida. Non ci sono parole. L'occasione e soprattutto il piacere di essere con voi in radio stasera mi dà la possibilità di poterlo anticipare, così come, se me lo concedete, volevo anticipare, sì, anche un'altra cosa. A un tiro di schioppo da Capo d'Orlando, giorno, sì, 20, presso il comune di Sinagra, Restoward Emergency, appunto il gruppo di protezione civile della Restoward, aiuterà il comune per fare un pranzo di beneficenza per i terremotati di Amatrice. Perfetto. È una notizia ancora è molto riservata, nel senso che non sono stati ancora neanche stampati i manifesti, però ci tenevo a dirlo, perché è chiaro che la vostra radio in questo momento è baricentrica rispetto a un territorio molto vasto. Perfetto, e quindi grazie.
vi ringrazio di questa. No, grazie a lei per la sorpresa, anche per l'idea che avete avuto di insegnare Sebina di questo importante riconoscimento. Quindi grazie di averlo detto. Sono qui felice, a Radio Doc. Sono felice, grazie veramente. Sabina. Ringrazio. Noi la ringraziamo. Tanto. Adesso parleremo ancora con Sabina. Quindi lei resta all'ascolto e così poi ci può giudicare, ci dà un giudizio anche su questa importante rivista di cui lei fa parte, che è Risto World Italy, eccetera. Grazie, sì, grazie, grazie Presidente. Grazie, un saluto a tutti. Ciao, direttore. Al telefono con noi c'era Marcello Proietti di Silvestro, appunto direttore, quindi grazie e brava, complimenti Sabina. Non abbiamo tempo di cantare, ma subito dopo la pubblicità canteremo con giusto? Dico bene? Sì, tra un po' al Doc Night Live, quindi restate perché i nostri ospiti sono ancora qui, tutti fermi ai loro posti. Su Radio Doc, il giovedì dalle 19 alle 21, Doc Night Live. Drake, One Dance, per tornare in diretta qui al Doc Night Live, la seconda parte, come ogni giovedì facciamo musica dal vivo, ma parliamo anche di altro, anche di notizie in generale, mentre sono qui tutti i nostri ospiti, abbiamo Sara, Valentina, Sabina, Bose Fusking, poi mi deve spiegare questo nome, anche, ovviamente, però a proposito di Lovebot, arriva qui con noi Esteringa, prego, buonasera. Che sei, no, scherzo, scherzo, puoi andare, puoi andare. In questi giorni si sanno delle notizie contraddittorie su una coppia molto famosa che sono il principe William e Kate Middleton. C'è chi dice che tra di loro si stanno lasciando, che hanno problemi, ma sono fermati soltanto dal potere della regina, e invece chi pensa che in realtà staranno insieme perché avranno anche un terzo figlio, e perciò c'è questa cosa, e pensano però che sia la figlia e che si chiamerà anche come la mamma, sì, Diana, come la madre. Benissimo. E il tuo principe dov'è, abbiamo detto? Non c'è, vabbè, però questo lo diremo una... c'è Marco dall'altra parte che fra un po' ci manda la cartina dove si trova in questo momento, al GPS e il GPS si sarà tra, non so, in alto mare in qualche posto. In alto mare. In alto mare in qualche posto. Va bene, torniamo a noi. Voglio sapere come spunta questo nome e qual è la canzone che ci canta dopo. Ok, così. How did you choose your name, nice boss of the skin? Well, eccolo. Aspetta, arriva. Però sintonizzatevi su radiodoc.tv perché è uno spettacolo, prego. When I was 20. Quando avevo 20 anni. 20 anni. I lived for some time in Nashville, Tennessee. Per un periodo Nashville. Di tempo ho vissuto a Nashville in Tennessee. And I just thought of this name. Ho solo pensato a questo nome. Because it wasn't such a peculiar name in the south of the United States. Perché è un nome abbastanza particolare in quella parte del Sud America, degli Stati Uniti. And then I liked it because it seemed very old, it seemed very strange. E mi piaceva perché sembra così antico e strano, accattivante. Bocephus, giusto? Yeah, like, Bocephus King. Like Thelonious Monk or... Come Thelonious Monk, infatti. Something like this. And then when I first made my first CD, I just decided that would be me. Quando ha fatto il suo primo disco ha deciso che lui sarebbe stato se stesso. And I liked it because I could develop in art a way I couldn't develop in the same way with my given name. Ed è stato bello scoprire che comunque è stato il primo passo per crescere nella carriera d'artista. Made me a little braver. It made, gave me more courage. Ah, sì, che hai dato più coraggio nell'andare avanti and nella sua carriera. More freedom. E più libertà, okay, anche, che non dà un nome proprio. And someone to blame all my bad habits on. Do you want that to say? Why not? Perché no? ed è un nome che richiama tanto. Ecco. It wasn't me, it was... Ma anche la chitarra richiama tanto. E quindi cosa ci canta adesso? What do you want to sing right now? I will sing another traduci. Vuole fare un'altra canzone che ha tradotto lui. Ah, italiana. Benissimo, sempre italiana. Benissimo, allora. And I play the song and you guys can sing along. Sì? Prego, sì. Yes, you sing along. I want to keep promise. You sing as well? Volete cantare anche voi? Ah, sì, se riusciamo, okay. Sì, sì. Okay. You'll know when the time comes.
shadows of faces, faces of the sea. Wherever do you come from, where soon will you be? In a land where the moon dances all the night naked, with a knife sharp and sacred, brings us all to our knees. Riding the moon, our only God is left. The devil is in heaven where he's built a nest. We'll leave the sea for Andreas, where we dry out our bones, near the fountain in the stone house that is Andreas' home. Hey, many years ago, and at the faces of Lugano, the pickpocket grins. It thinks the best part of the sea bass is the tail and the fin. And there's girls from good families that smell like coffee in spring. Without fear or disease, you can hear them all sing. Hey, starving souls, to fill the glasses and to fill the bowls, a plate of fried fish and Portofino wine, and maybe lamb's brain cooked in that very same wine. Lasagna from the kitchen, about 4 layers deep, roof rabbit cooked in sauce, both sour and sweet. Hey, yonder, way yonder. Drunken boat will navigate the rocks. Sun in the horizon, we don't use the clocks. Harvest the morning when it's good in time. And down the crooked narrow stairs we wind. You know this old rotten road can guide you and me. We'll follow it down this path to the sea. Yes, this old rotten rope with its wind-blowing scars, we could follow it down this cruise of the Mahayanda, Wayayanda, Wayayanda, ooh, Wayayanda. Sì, so. Ma, però sentivo un corretto, niente male, ci siamo accorti alla fine, se no avremmo aumentato. Però possiamo fare una versione a cappella di questo pezzettino finale insieme voi tre, tu con la Febbre. Okay. Proviamoci. Can you sing again the yonder, the yonder? Together.
Ecco, questo è il Doc Night Live che piace a me, l'improvvisazione al volo e così, anche se, senza effetti, con il microfono aperto, tutto molto meraviglioso. Era il nostro De André. Il nostro De André, sì, infatti, volevo. Ecco, questo volevo dire. Volevo dire qualcosa. Infatti. Invece adesso passiamo a cosa faremo più avanti. What is your next step for your music career? Actually, the Cruz de Mar and the Luigi Tenco, these are all from a CD and album of Traduci, Songs Italian Cantari. Le due canzoni che lui ha cantato stasera fanno parte di un album tutto interamente dedicato a traduzioni fatte da lui. So I do De André, Francesco De Gregori, Francesco Guccini. I want this album, I want this. And I'll do a poem of Giacomo Leopardi. Wow! Yeah. Cosa? Infinito. Farà... Ah, l'infinito. Ha musicato l'infinito. I can play it for you after. Ah, ok, ok. Dopo la sentiamo. Quindi fra un po' sentiamo anche l'infinito Leopardi in versione inglese, ovviamente, o in italiano, in inglese, con la chitarra. Invece tu cosa farai, Sara, dopo, tra un po'? Sempre. Tra un po', tipo tra un'ora. Tra un po' vai a dormire perché sei ormai arrivata sfinita. Però, tra un po', in realtà ci sono un sacco di cose in programma. Il mio disco è uscito l'11 ottobre, quindi ora parte la tournée di promozione. Quindi devo andare in un posto che non vi posso dire qual è, ve lo potrò dire dopo il 12 perché ritiro un premio. No, non posso dire che ritirerà un premio molto importante per i cantautori in Italia. Non posso aggiungere altro. Esatto. Quanti premi stasera abbiamo qua? Dopo Sabina. Senti. Ah, cosa abbiamo? Questo voi non potete sapere, tutte donne, lui non è italiano, quindi non può saperlo. C'era una volta un programma televisivo, facevamo di notte, dove si spogliavano le donne in genere. Qual era secondo te? Era Colpo Grosso. Colpo Grosso, perché anche tu la prima puntata. No, ma per sentito dire. non era la trasmissione di Barbara D'Urso. Quella la fanno di pomeriggio domenica. Quindi è quella. In fascia protetta. Oggi, ma tempo fa era una cosa, insomma, che si poteva fare solo di notte e si chiama appunto Colpo Grosso. C'era la sigla, si chiama Cin Cin, e noi su questa base abbiamo una notizia Cin Cin, che è questa. Una notizia che io sono rimasta a bocca aperta. Bocca aperta, sentiamo. È pronta Roxy, il robot da sesso. Ecco. Con pelle simile a quella umana, che però garantisce anche compagnia. Perciò io pensavo, perché fare Roxy al femminile e non al maschile, che però lei ho bisogno? E beh, chi l'ha detto che non c'è? Ma c'è scritto Roxy! Però è al modico prezzo di... Indovina quanto costa? Quanto costa? Solo 6.700 euro. Vabbè, con 6.500 euro si possono fare tante cose. Comunque, dipende vabbè. Quanto c'è di garanzia, tra l'altro, diciamo. Appunto. Penso che sarà garantita a vita, perché le 500 euro sono la garanzia, infatti. Quanto una panda, uguale. Va bene, allora tra un po' ascoltiamo la canzone all'infinito. Però Sabina, invece tu cosa farai adesso? No, adesso esci le tue cose. Un po' di attrezzature. Sì. Esci un po' di attrezzature. Dunque, la prima cosa è. Allora, esci. Intanto il grembiule. Il grembiulino, dove c'è scritto cosa? C'è scritto il nome del mio blog, Sugar. Ecco. SugarSoundBlog.wordpress.com. No, indossi tu questo qua, prego. Come mai io? È perché è per donna, non è per uomo. Scusa, non è per donna, c'è unisex. Togli la cuffia. Te lo giuro. E così puoi fare la cuffietta e vuoi fare la foto poi con questo. Benissimo, eccola. Che forse è la prima volta che indossi qualcosa da cucina, infatti. No, vedi, quando ero piccola pure lo mettevo. Ah, ecco, benissimo. Facevo finta di cucinare. E poi Sabina, cosa c'è più? Poi ho portato un'attrezzatura base per diciamo principianti da cake design. Ecco, quindi così impariamo. Tappettino modellabile. E poi in questa ciotola ho messo proprio la torta. Attrezzature. No, pensavo esce la torta. No, speravo pure io. Allora, questi attrezzi servono proprio per modellare la pasta di zucchero, nel senso questo qui serve proprio ad appiattire, cercare di anche incurvare, farlo assottigliare. Guarda questo quanto pesa. Perché?
Benissimo, questo può fare l'equilibrista sul... ogni attrezzo, come vedi, ha un disegno e serve in specifico per realizzare qualcosa. In questo caso, questa qui sembra una sorta di conchiglietta e quindi anche per una bordura di una torta. Quindi sono gli attrezzi, io non sapevo l'esistenza. Questi sono gli attrezzi base. Poi abbiamo ovviamente il mattarello. Mamma mia, mi sono spaventato. No, dai. È una candela. Non esagerare, però così. Un mattarello in silicone, ecco per spianare la pasta. Sembra di una zucchero. Candela, accendiamola. No, una candela. Vabbè, la pasta di zucchero. Questa, insomma, non è che ci mai vista la pasta mai di zucchero. Si mangia? Sì, che si mangia. Pasta di zucchero. Base di zucchero. Ma sono palline, cioè non c'è niente. No, poi abbiamo queste formine che servono per iniziare a fare anche petali di rosa, no? O anche altre cose, perché ogni formina non è che singola per creare solo un soggetto, si possono fare anche altre cose. Quindi questi sono proprio gli attrezzi base. Invece, poi ho portato questo tappetino in silicone. Con questo tappetino ovviamente si fanno dei centrini sulla torta. Tu immagina una torta con tutte queste stelline lavorate, qualcosa di veramente carino. Per fare la cake design ci vuole un sacco di soldi. Sì, in realtà la modica cifra di 6.600 euro. Anche 6.600. Questa spatola invece serve proprio, una volta che vai a rivestire la torta con la pasta di zucchero, serve proprio a modellarla, a far aderire bene, esattamente, e ad aderire e farla aderire bene alla dolce. E per i colori si pittura ovviamente. Sì, per i colori ovviamente ci sono i colori edibili adatti, i colori alimentari adatti per la pasta di zucchero. Perfetto, allora adesso abbiamo la pubblicità. Ti ringrazio per tutti questi attrezzi, lasciali qua, adesso cuciniamo. Okay. Dopo la pubblicità voglio sentire un disco del CD che ci ha lasciato qui il grande artista, e poi canteremo la canzone Infinito Leopardi o la chitarra, insomma, e poi ci avviamo alla conclusione di questa meravigliosa puntata del Doc Night Live. Doc Night Live, protagonista è la musica. Doc Night Live. Bocefus King, Aiden Alpha, 8:30 era per insomma una canzone che tratta dal suo CD, adesso non ricordo più qual era il titolo. Delusion of Permanence. Amarcord, della collezione Amarcord, quindi è una collezione. Se ci puoi suonare la chitarra Infinito di Leopardi, ce l'aveva promessa, e quindi la fa proprio in chiusura del Doc Night Live per salutarci. La musicata lui è in inglese, ovviamente, e quindi al Doc Night Live per chiudere appunto Bocefus King. Grazie mille. Grazie Radio Doc and tutto. This solitary hill has always been beloved to me, beloved to me. And so this hedge which hides the far horizon from my eyes to see, from my eyes to see. When I sit and stare, dipped in thoughts and dreams, I imagine endless spaces and the spaces in between. And it's so intense that my heart shakes and shivers, almost afraid, almost afraid. The wind whistling through the trees, I compare its voices to the infinite silence, to the infinite silence. And it reminds me of eternity. And the dead seasons and the one I am living in, I am living in, I am living in.
so slowly in the sea is beautiful to me, is beautiful to me. To sing so slowly in the sea is beautiful to me, is beautiful to me. It's beautiful to me, it's beautiful to me. It's beautiful to me, it's beautiful to me. Wow. Ero curioso di sapere come si potesse intonare sempre mi fu caro questo colle. No, più o meno, non mi ricordo esattamente come che sono in italiano, sempre diciamo caro mi fu sempre caro mi fu questa, non mi ricordavo la poesia, adesso mio suocero mi bacchetta che... però bellissima, bellissima veramente, grazie, questo è stato un bellissimo regalo per what un a beautiful gift, thank you. Per grazie. Nella voce poi è venuto un brivido, mi ha riportato indietro nel tempo e mi sembrava un po' Jethro Tull con quella, con le sfumature bellissime. Sfumature di Jethro Tull, c'è qualche seems like bellissimo, grazie, veramente sono contento di questa puntata e di questa chiusura spettacolare. Abbiamo parlato di Luigi Tenco, abbiamo parlato di torte, quindi una serata molto mista però bella, mi è piaciuta molto. Sara, adesso noi ci vediamo molto presto col tuo gruppo, ma ce l'hai promesso, visto? Assolutamente. Quando parliamo di musica ti si illuminano gli occhi, finalmente, visto sì, che 38 non sei e mezzo 38 di e mezzo no? di illuminazione. Esatto. Molto bene. Bellissimo. Noi possiamo fare un concerto insieme a Frequenze Retro, tu con la tua band e lui che viene a cantare, tutti insieme, tutti qua ci mettiamo e insieme. Facciamo una bellissima cosa. Sì, io mi metto sul tetto, se vuoi. No, guarda, fino a 12 è testata questa stanza, allora, quindi perfetto. Non ci sono problemi. Volentierissimo. Valeria, tu che quando ci saluti, ragazzi, ovviamente quando verrete di nuovo al Doc Night? Senza quando vorrete. Noi siamo sempre pronti perché siete talmente cordiali e accoglienti che non possiamo che grazie, dirvi sì. Molto gentile. Sabina, tu quando ce la porti invece una torta, ecco, io approfitto. Parliamo di cose serie. Beh, quando ti porto la torta, intanto ho un impegno importante da raggiungere. Ecco, cosa farai adesso? E quindi dopo questo impegno poi si vedrà. Qual è questo impegno? Possiamo dirlo? No. È una gara, è una gara a cui dovrò partecipare da qui a breve e poi insomma va si vedrà. E quindi, la torta te la porterò. Va bene. Crepi, incrociamo le dita. Quindi noi speriamo bene, quindi diciamo che dopo la gara verrai a trovarci sì, con un dono per il Doc Night Light. Sì. Perfetto, ritornerò al Doc Night Light e ti porterò un bellissimo perfetto, dolce. Te la porta è aperta qua noi per gli amici. Quindi, è sempre poi tutto. Potesse essere la stessa giornata in cui vengo io, sarebbe meglio. Perfetto. Però sarebbe bello due gruppi insieme una sera e facciamo solo musica dal vivo, non mettiamo né pubblicità né musica, c'è tutto un live. I vostri sponsor saranno contentissimi. A proposito di sponsor, Pizza e Sfizi, con i quali stiamo preparando una bellissima serata di musica dal vivo, e in quella serata cercheremo di portare un po' di ospiti se ce la facciamo, ma siccome i soldi non ce n'è, quindi cerchiamo di portare quelli più vicini possibile. Però no, faremo una bellissima serata verso Natale. Quindi prepariamoci perché stiamo già lavorando per questo spettacolo. Invece con James, quando ci rivediamo di nuovo? Quando sarà in Italia? Another time. When will you see me again? Yeah, in Italy. As soon as possible. Prima possibile. Quanto sarai in Italia? Vediamo. How do you spend time in Italy? I love Italy. How do I spend time? Coffee. Brioche. That's in the morning. Around, and then I go to the sauna. And then I lui in Italia, mangiare dopo. I mean, ancora mangiare, and then camminando, and then concerto, and then ancora mangiare, ancora sauna. I stay here till November 24. Fino al 24 novembre. Ritorno gennaio. Gennaio. Mezzo gennaio to do
some concerto. Uno, I do actually one festival with Morgan. I played with Morgan at the... Suonerò ad un festival con Morgan a metà gennaio. In gennaio, and he's a very fun, he's a good man. Ben. He's a fun man. Sì, bellissimo. Bravissimo, bravissimo. Noi ti aspettiamo qui con Marco Corrao. Noi ci accontentiamo. Grazie, di poco. E con ovviamente Sara and Sarah, e Valentina e tutti. Tutto stanco. È stanca, sì. Brave through. Quando si riprenderà, perché stasera un po' di febbre l'ha un po', diciamo, abbattuta, però non tanto, non troppo, diciamo che è stata con noi, ha cantato pure un pochino, no, quindi ma insomma, i musicisti sono immortali. Immortali. Quindi... Va bene, grazie a tutti, grazie Sabina, grazie. Noi ci risentiamo presto. È sempre una gioia. Nella prossima settimana cosa abbiamo? Se ti ho colto e preparata, noi abbiamo un gruppo tra Capodorlando e Sant'Agata, si chiamano So What, insieme a Donatella Leone, ci sarà Francesco Rottino, Cristian Milone e Giorgio Alfonso. Quindi altra musica dal vivo, sempre su Radio Doc, sempre con Maria Esteringa e con Piero Di Maria. Grazie a tutti, buonanotte. Doc Night Live. Se vuoi essere dei nostri, partecipare è semplicissimo. Invia subito una email a dnl@radiodoc.it. Doc Night Live su Radio Doc. Seguici dai. Doc Night Live dal vivo in radio, la musica sai. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Doc Radio.